nostra fondazione è ricca di 140 anni di storia. Nel corso della sua vita ha attraversato momenti bui e difficili, è passata attraverso due guerre mondiali ed oggi, nell'anno 2020, ci troviamo a far fronte alle difficoltà dell'emergenza sanitaria in atto. Stiamo combattendo per salvaguardare al meglio la salute dei nostri ospiti, custodi delle nostre tradizioni, del nostro passato, della nostra memoria. Siamo estremamente riconoscenti a voi, soldati delle squadre speciali dell'esercito russo e dell'esercito italiano, per l'aiuto concreto che oggi ci state offrendo. Siamo orgogliosi degli sforzi messi in atto con dedizione e forte senso di responsabilità dai nostri medici, dagli infermieri e da tutti gli operatori sanitari che in prima linea affrontano ogni giorno questa battaglia. Allo stesso tempo però siamo consapevoli di essere allo stremo delle nostre forze. Il vostro arrivo e il vostro aiuto concreto ci rinvigoriscono, ci spingono ad andare avanti dando ancora il nostro meglio. Correva l'anno 1780 quando Giacomo Quarenghi, architetto nativo della nostra Valle Imania, approdava in Russia. Fu uno dei principali realizzatori dell'architettura neoclassica di Mosca e di San Pietroburgo. La storia oggi ci restituisce per il vostro tramite quanto donato, rafforzando il legame tra le comunità anche se a chilometri di distanza. Consapevoli di dover continuare ad andare avanti senza abbassare la guardia, vi rinnoviamo i nostri ringraziamenti per la vostra disponibilità. Buongiorno a tutti, volevo fare innanzitutto un ringraziamento all'esercito italiano e all'esercito russo. Ricordo che gli amici si vedono al momento del bisogno. Grazie Russia per quello che state facendo per il popolo bergamasco e per tutto e per il paese di Armenia. Non saremo mai grati per quello che state facendo. Ringrazio tutti i volontari, la protezione civile, gli alpini, le forze dell'ordine, tutte. Vi auguro buon lavoro e speriamo che questo incubo finisca il prima possibile. Grazie a tutti.